Un semplice accesso civico. Questa è la strada percorsa dal consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli per acquisire elementi sul controverso progetto di rimodulazione di Viale Marconi a Pescara. Al di là degli aspetti legati all'imminente rivoluzione dell'arteria cittadina, sotto la lente del PD sono finite le assegnazioni e le tempistiche dei lavori in corso, ma anche i ritardi delle ditte appaltatrici. Le risposte che noi oggi vogliamo condividere con la città vengono da un accesso civico generalizzato che abbiamo fatto e a cui il Comune ha risposto. Diciamo, dopo quasi 800 giorni di lavoro, da quando è iniziato questo appalto di Viale Marconi, il lavoro non è ancora terminato e la prima risposta che veramente ci sentiamo di comunicare è che il Comune di Pescara non ha fatto nessuna contestazione alla ditta, la ditta che avrebbe dovuto terminare i suoi lavori in 189 giorni. Il che la dice lunga, secondo me, del fatto che il Comune sta coprendo un po' di inefficienze progettuali di un progetto che è stato cambiato rispetto a quello del centro-sinistra. Il secondo aspetto che chiedevamo è di avere conoscenza della data certa in cui erano stati affidati i lavori alle due società che sono state, diciamo, beneficiarie di affidamenti diretti, l'avevamo detto a fine agosto questa cosa. Ebbene, il Comune ci comunica due verbali che non hanno protocollo e quindi non hanno data certa e soprattutto non rispettano il decreto legislativo 40 del 2019 che dice invece che ci deve essere una trasmissione tra il direttore dei lavori e il RUP. Il terzo aspetto che chiedevamo è se questi lavori erano stati eseguiti precedentemente a queste determine. Il Comune ci dice, ci nega in maniera proprio puntuale che questi lavori sono stati eseguiti prima. Tuttavia, tra i verbali che ci sono stati consegnati e oggi, questi lavori di 40.000 euro per quanto riguarda la Rapino Strada e di 25.000 euro per quanto riguarda il Verde e il Mellograno non sono stati eseguiti. E invece, diciamo, ci aiutano molto i canali social, soprattutto quello di Salviamo Via Marconi, dove ci sono le date in cui questi lavori, le rotatorie e in particolare il Verde, sono state, questo è del 17 di giugno, sono stati eseguiti prima e poi sottolineiamo che siccome non ci hanno convinto assolutamente le risposte date dal Comune, segnaleremo all'ANAC, che è l'autorità che si occupa appunto anche dei principi di rotazione negli affidamenti diretti, segnaleremo e produrremo tutte le determine di affidamento diretto che ci sono stati in questi anni.